Eccoci qua, buongiorno a tutti, abbandoniamo le cronache insomma tristi della città di Caserta depressa per quanto riguarda il commercio. Parliamo dei miei ultimi lavori a livello sportivo. Abbiamo Jean Sebastian Veron, Lance Armstrong e Lilian Thuram. Veron la bruchita, la strega o stregone, fate voi. Argentina che ha militato in Italia nell'Inter, nella Lazio di Gragnotti, grande protagonista dei centrocampi in cui ha militato, ottimo calciatore per quanto riguarda anche le punizioni, fortissimo nei calci da fermo, forte sia tecnicamente che anche fisicamente, ha avuto qualche screzio con Maradona in qualche amichevole così, partita del cuore, però poi Maradona l'ha allenato, diciamo i rapporti sono un po' risanato, però insomma un uomo dalla forte personalità, Juan Sebastian Veron. Ha concluso la sua carriera in Argentina nelle Estudiantes e questo è quanto. Lance Armstrong, lo conoscono tutti, grande protagonista al tour. Duelli epici con diciamo, l'ultimo Pantani, che comunque aveva dei barlumi ancora insomma, di lucidità. Al tour arrivi insieme, arrivi in volata spettacolari. L'uomo che ha sconfitto il campo e che ha vinto, mi sembra, 7 tour. Comunque ha vinto una serie di tour di fila. Mi sembra 7 o 5, non mi ricordo. Comunque l'uomo che ha vinto il tour dopo aver sconfitto il cancro. Dopo aver sconfitto il cancro, insomma, vincere il tour per lui sarà stato come bere un bicchiere d'acqua. Infine, il filosofo, il difensore roccioso filosofo Lilian Thuram, che ha segnato una doppietta a Francia 98 contro la Croazia. È il gol unico nella Juve, sgaloppata contro il Milan. Un giocatore fantastico, Juve-Parma, conclusa la carriera a Barcellona. Ha avuto dei problemi al cuore che lo hanno costretto allo stop, altrimenti sarebbe andato avanti per qualche altro anno. Lui, Cannavaro e Buffon, insomma, quasi insuperabili, messi in difficoltà solo da un certo Ronaldo, non quello attuale, Ronaldo il fenomeno. Un giocatore fantastico, Lilian Thuram, un signore fuori dal campo, un emblema della lotta al razzismo. Lilian Thuram, sulla mia pagina. Ciao a tutti.